Il mondiale di Formula 1 2021 riparte da un copione già visto, ovvero la Mercedes, dominatrice delle ultime stagioni, che va a vincere il primo Gran Premio della stagione. L'anno scorso fu Bottas in Austria, quest'anno vince Lewis Hamilton al termine di un duello con Max Verstappen. Non sono mancate le polemiche, c'è stato un episodio tanto discusso che ha fatto parlare in quanto capitato agli ultimi giri di gara e che poteva condizionare evidentemente la vittoria di questa competizione, una vittoria che è andata appunto al pilota inglese Lewis Hamilton dopo un bel duello con Max Verstappen. Benvenuti dunque al primo post-gara della stagione. Parliamo di Formula 1, un post-gara che sto registrando domenica sera. Voi lo vedrete ovviamente il giorno dopo alle ore 14, mentre martedì alle 19 arriverà invece l'analisi del trittico di gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 per quanto riguarda il Gran Premio del Qatar. Ma concentriamoci sulla Formula 1 e parliamo di quella che è la 96esima vittoria della carriera di Lewis Hamilton. Una vittoria che in realtà non era scontata sia dal sabato che era maturato sulla pista, sia soprattutto dalla domenica, soprattutto vedendo gli ultimi giri di un Max Verstappen che sembrava veramente un pilota di livello superiore a Hamilton in questa gara. La Mercedes era tutto fuorché la macchina migliore in pista, la Red Bull aveva sempre dimostrato, in particolare con l'olandese, un passo della Madonna, un'adattabilità incredibile a questo circuito con la nuova Red Bull ed effettivamente in qualificazione la sensazione è che ci poteva essere un duello con appunto l'inglese Hamilton e l'olandese Verstappen, con Verstappen favorito visto che partiva dal palo con 3 decimi addirittura dati a Hamilton, che di certo non è proprio l'ultimo arrivato. Verstappen, complice una strategia un po' discutibile, ma di quella ne riparleremo più avanti, riesce comunque a essere in gioco ancora per la vittoria, rimonta tantissimo, soprattutto nel secondo terzo di gara, fino ad arrivare all'episodio tanto discusso. Episodio tanto discusso che arriva a 4 giri dalla fine, quando Verstappen palesemente ne ha di più rispetto a Hamilton, e va a ingaggiare un duello in una curva 4 famigerata in questo circuito, una curva 4 dove effettivamente sono suscitate le prime polemiche. Il contesto è questo: i commissari di gara avevano detto prima, durante appunto la competizione, che si poteva allungare al di fuori dei limiti della pista, ovviamente senza trarre alcun vantaggio. In questo momento vediamo il sorpasso di Max Verstappen su Lewis Hamilton, che si conclude con l'olandese che va al di fuori della pista. Bisogna poi capire effettivamente quanto Hamilton abbia accompagnato fuori l'olandese e quanto effettivamente l'olandese abbia preso vantaggio. Fatto sta che l'olandese va fuori con 4 ruote dalla curva 4 che vediamo, e apparentemente sembra aver avuto la meglio sul pilota inglese Lewis Hamilton. Dunque si poteva prospettare una vittoria per Max Verstappen in questo Gran Premio. In realtà la situazione cambia dopo pochissimo, perché Verstappen di colpo apparentemente si ferma praticamente e va di fatto a consegnare ad Hamilton la prima posizione, una prima posizione di fatto regalata dall'olandese al pilota inglese Lewis Hamilton. In realtà regalata non è, ma sapremo poi dopo, durante le interviste post-gara, che c'è stata un'apertura direttamente dalla direzione gara di restituire la posizione di Hamilton su Verstappen. Di conseguenza Verstappen rallenta per far passare Hamilton, prova un ultimo assalto negli ultimi 3 giri, ma il pilota inglese con gomme finite riesce comunque a resistere e taglia il traguardo per primo. E dunque ancora una volta vince Lewis Hamilton, ma è una vittoria assolutamente non scontata, una vittoria probabilmente non meritata in questo caso, sono comunque 96 le vittorie in carriera per il pilota inglese, ma non è una Mercedes dominante, è una Mercedes che è in difficoltà per i loro standard, ovviamente, considerato che fino all'anno scorso vincevano con un secondo al giro di passo rispetto agli altri e doppiavano gli avversari. Per una volta che c'è una competizione, alla fine sì, la spunta Mercedes, un po' per questo episodio controverso che effettivamente lascia un po' perplesso, nel senso che io non mi ricordo a memoria una direzione gara che effettivamente va ad aprirsi direttamente ai piloti dicendo effettivamente che cosa fare e che cosa no. In ogni caso è andata così, però effettivamente abbiamo visto una cosa: Mercedes sembra non essere imbattibile, c'è un contender per Lewis Hamilton e quel contender è Max Verstappen. Lewis Hamilton, ripeto, non era la macchina più veloce in pista, è una vittoria che per una volta non è meritato. In ogni caso Verstappen può dare veramente del filo da torcere a questo Lewis Hamilton, visto che la Red Bull per una volta non ha cannato le prime gare, perché la Red Bull è una macchina molto ambigua, tendenzialmente le prime gare le sbaglia, dopodiché cresce fino ad arrivare alla macchina da battere nelle ultime parti
parte di stagione. Qui invece fin dall'inizio abbiamo visto una Red Bull competitiva e dunque un duello Verstappen-Hamilton sembra essere il piatto forte di questo Mondiale 2021. Certo, la prima vittoria con Hamilton arriva con delle polemiche, perché effettivamente l'episodio di curva 4 è abbastanza controverso. Io ho ipotizzato fin da subito che Verstappen avesse rallentato apposta per far passare Hamilton, ma pensavo fosse una cosa più interna alla Red Bull, che oggi in realtà non ha brillato molto per strategia, ma ne parleremo più avanti. Non mi aspettavo di certo che la direzione gara intervenisse direttamente sul risultato della competizione, cosa che invece effettivamente è successa. Fatto sta che agli atti consegniamo una vittoria di Hamilton per decimi rispetto a Max Verstappen, e dunque ancora una volta suona in Bahrain God Save the Queen per il pilota inglese, un pilota inglese che dunque conquista i primi 25 punti del suo campionato. Verstappen è secondo a 18 e terzo è il solito Valtteri Bottas, che anche stavolta gli hanno combinate più di Carlo in Francia, perché in uno dei pit stop Valtteri Bottas non gli sfila una gomma e perde un casino di tempo, andando di fatto a escludersi per le prime due posizioni, e Bottas dunque di fatto dovrà viaggiare a bagnomaria da solo fino alla terza posizione. Valtteri Bottas in realtà poi prenderà come contentino il punto del giro veloce, tant'è vero che appunto è a 16 punti e non a 15. Per il resto Hamilton e Verstappen sembravano veramente fare un altro sport, con un passo superiore rispetto a tutti gli altri, con Bottas lasciato da solo appunto in terza posizione, con tutti gli altri che si scannavano per le posizioni che sono andati ai punti. E le posizioni a questa volta sono andati a piloti molto interessanti, in particolare la mia McLaren fa una quarta posizione molto interessante con Lando Norris, che come l'anno scorso parte molto forte. Quinto è Sergio Perez alla prima gara con la Red Bull, una gara sontuosa tra l'altro di Sergio Perez, perché è partito ultimo letteralmente, perché l'hanno fatto partire dalla pit lane dopo aver avuto problemi all'acceleratore, e nonostante una gara a handicap il messicano finisce addirittura quinto, quindi grandissima gara del secondo pilota della Red Bull. Sesto è Charles Leclerc con una Ferrari che dunque si dimostra di fatto a lottare con la Mercedes, un po' come effettivamente era emerso dalle qualificazioni e anche dalle prove libere di questo circuito del Bahrain, con appunto una lotta perché potrebbe essere la terza quarta forza. Red Bull e Mercedes sembrano una spanna sopra McLaren e Ferrari. Leclerc comunque, dopo una ottimissima quarta posizione in qualificazione, arriva sesto lottando. In ogni caso ha fatto una discreta prestazione il pilota monegasco, comunque i segni sulla Ferrari di miglioramento ci sono stati. Certo, la Ferrari con Leclerc in condizioni giuste può puntare secondo me al podio, di più obiettivamente no, ma comunque è un significativo passo avanti rispetto al disastro dello scorso anno. Settimo è Daniel Ricciardo con la seconda McLaren, che comunque fa un ottimo risultato di squadra per le potenziali della scuderia inglese, quindi quarto e settimo con il pilota australiano dietro Lando Norris. Ottava è l'altra Ferrari di Carlos Sainz, che comunque fa un più che discreto debutto in Ferrari. Nona posizione è il mio MVP della giornata ed è il giapponese Yuki Tsunoda, ma di lui parleremo dopo. E chiude la zona punti Lance Stroll con dunque l'esordio di Aston Martin, che finisce a punti con quello che è oramai il primo pilota della scuderia, considerato che Sebastian Vettel per diverse ragioni è stato penalizzato in qualificazione, ha fatto una gara incolore ai livelli del carretto Ferrari dell'anno scorso. Come dicevo però all'inizio di questo video, più che averla vinta Hamilton questa gara, a mio avviso l'ha persa Verstappen, ma più che l'ha persa Verstappen in realtà l'ha persa la Red Bull, perché ok, c'è l'episodio controverso del curva 4, del sorpasso a 4 giri dalla fine, c'è però un elemento molto importante che effettivamente è quello più che va a incidere rispetto all'episodio controverso di curva 4, ed è il primo pit stop di Verstappen. La Mercedes per una volta si ferma prima della Red Bull, che di solito è maestra nelle strategie differenti a fare overcut, undercut, a mettere insomma in difficoltà gli avversari. Qui invece la Red Bull inspiegabilmente tergiversa troppo e manda ai box Verstappen molto dopo che Hamilton ha cambiato le gomme, facendo una strategia diversa peraltro, perché Verstappen nel suo primo pit stop mette gomma gialla, gomma media, mentre Hamilton mette gomma dura, quindi teoricamente appunto un vantaggio ci doveva essere per Verstappen, che poi in realtà si è concretizzato più con l'ultimo pit stop paradossalmente con le gomme dure. Il problema è che appunto mandando Verstappen così avanti nel primo pit stop, la Red Bull di fatto perde tempo, e vedendo come è finita la gara, quei secondi persi nei giri dove Verstappen è stato fuori praticamente per sbaglio, mandato dal boxer
Red Bull effettivamente fanno tanto la differenza, e dunque magari qui staremmo a parlare di una vittoria di Verstappen strameritata piuttosto che di un secondo posto preso in volata. Quindi più che averla vinta Hamilton questa gara, a mio modo di vedere l'ha persa la Red Bull, in particolare il muretto con la strategia su Verstappen. A quanto pare gli strateghi del muretto Ferrari dell'anno scorso sono andati in Red Bull per capire che cacchio fare, cioè è abbastanza incredibile come la Red Bull, che appunto di solito è maestra in queste strategie, faccia un errore così banale con il pilota con verosimilmente la quale si giocherà il campionato del mondo con Hamilton. Quindi insomma è sì stata una gara combattuta con due grossi punti di domanda: la grande polemica del sorpasso Hamilton Verstappen e ma soprattutto la strategia un po' avventurosa, diciamo così, della Red Bull con Verstappen. Di Perez non ne parliamo, perché la prima sensazione che ho avuto quando gli si è fermata la macchina nel giro di warm up è gli boicottano la gara, e purtroppo in realtà per Perez, per fortuna in realtà, non è stato così, e Perez ha fatto una grandiosa quinta posizione. A chi hanno effettivamente boicottato la gara in realtà è stato al nostro Antonio Giovinazzi, perché poverino è finito dodicesimo in una competizione dove effettivamente anche l'Alfa Romeo poteva lottare per i punti. E purtroppo Giovinazzi e Raikkonen finiscono undicesimo e dodicesimo. Giovinazzi gli sbagliano di fatto il pit stop, perde un sacco di tempo, 10 secondi per la precisione, sono 10 secondi fondamentali, perché Giovinazzi stava giocando i punti con Lance Stroll, con Yuki Tsunoda, con lo stesso Kimi Raikkonen, e invece per un errore macroscopico del proprio box finisce purtroppo dopo la musica, e di conseguenza parliamo di una gara senza punti per il nostro portacolori. Peccato, ci sarà tempo comunque per rifarsi per il nostro Antonio Giovinazzi. Tempo di dare adesso i premi, visto che sono tornati i Racing Podcast per la Formula 1, andiamo a vedere chi secondo me merita il titolo di MVP della giornata, di driver del giorno. L'ho accennato prima ma lo confermo: il mio driver del giorno è Yuki Tsunoda, giapponese classe 2000 che viene direttamente dalla Formula 2, è un protetto di Honda, quindi ci sta che un giapponese sia su una motorizzata Honda, in questo caso Alfa Tauri. E Tsunoda però ha dimostrato di non essere proprio l'ultimo arrivato, perché già l'anno scorso in Formula 2 aveva dimostrato di saperci fare e vincere anche delle competizioni, ha vinto 3 gare, una in più rispetto a Mick Schumacher, che sarebbe peraltro il campione di categoria della Formula 2, che oggi in Formula 1 ha fatto veramente fatica, ma perché la Haas in generale non è un fattore, non lo sarà per tutto il campionato. Yuki Tsunoda fa una gara mostruosa, peraltro con rimonta, perché partiva 14esimo dopo le qualificazioni, arriva a 9 addirittura battendo Lance Stroll, che in teoria dovrebbe essere al confronto di Tsunoda un pilota esperto, perché Lance Stroll al netto dei motivi per cui è in Formula 1 è in Formula 1 da diversi anni. Tsunoda ha fatto gara in Formula 1 una e batte il canadese di casa Aston Martin. Tsunoda veramente è un pilota rivelazione secondo me di questa gara del Bahrain, e merita secondo me il titolo di driver del giorno. La delusione del giorno io la vedo in una Alpine, e non è Fernando Alonso che si è ritirato, ma comunque ha fatto una buonissima prestazione in qualifica allo spagnolo, ma è il suo compagno di squadra, che è Esteban Ocon, un pilota che secondo me a parità di condizioni rispetto magari ad altri piloti può ambire tranquillamente a una top 10. Ocon invece non è mai stato competitivo, è stato sverniciato da Alonso in qualifica, e Alonso è stato non solo 2 anni fermo in Formula 1, ma per quanto talentuoso sia Alonso, lo spagnolo ha 40 anni, mentre Esteban Ocon di fatto ne ha la metà. È l'Alpine, di fatto è una macchina che può ambire a essere la quinta forza del campionato, e quindi piazzarne sempre 2 in top 10, certo zone basse di top 10, ma comunque ci può arrivare. Ocon ha fatto una gara veramente incolore, dunque per questa sua anonimità, diciamo, della gara del pilota francese, Ocon è il driver del giorno delusione, mentre appunto Tsunoda si prende il premio come MVP di giornata. E dunque assegniamo i primi punti di stagione per quanto riguarda la Formula 1 con la vittoria di Lewis Hamilton, discussa, non meritata quanto volete, ma comunque a referto ci sono 25 punti. Il duello questa volta lo vince lui su Max Verstappen, che è secondo, e terzo è Valtteri Bottas, sempre sull'altra Mercedes. Comunque sono contento in generale che ci sia un campionato combattuto, quantomeno in questa prima gara del Bahrain. Se tutte 23 le gare fossero così, con almeno 2 piloti che si giocano la vittoria fino all'ultimo giro, insomma sarebbe veramente un gran restituire a me, che sono appassionato di Formula 1 dopo veramente anni di dominio Mercedes, che veramente facevano quello che volevano. Speriamo che Verstappen e Hamilton, o chi per loro, si diano battaglia sempre in ogni gara della stagione. Non sarà così ovviamente, ma comunque fossero metà di queste 23 gare combattute, per me andrebbe inizialmente bene così. In ogni caso la Formula 1 tornerà a Imola il 18 di aprile, dunque 3 settimane di pausa prima di vedere il Gran Premio della mia regione, il Gran Premio dell'Emilia Romagna.
In Formula 1 abbiamo esaurito l'argomento, parliamo però anche della Formula 2, che comunque ha fatto il suo esordio con il format nuovo. Tre gare adesso sono presenti nei weekend di Formula 2 e ci sono stati veramente podi interessanti con tanti giovani a loro modo molto interessanti. A partire da questo, il podio di gara 1 che vede la vittoria di Liam Lawson, che è un, come vedete, pilota del Junior Red Bull Team, doppietta del Red Bull Junior Team tra l'altro, perché seconda posizione va all'indiano Ihan Daruvala e ultima posizione sul podio, la terza, va a David Beckman, che appunto fa l'esordio anche lui in Formula 2, dunque un rookie. Di fatto questo podio è con due rookie su tre, visto che anche Liam Lawson è all'esordio. Un gara 1 di Formula 2 veramente interessante, che vede di fatto il duello tra i due membri del Red Bull Junior Team, con Daruvala che va di rimonta sul pilota neozelandese, ma Lawson, avendo una miglior gestione della gomma e anche una difesa migliore rispetto all'indiano, porta a casa la vittoria in Formula 2 all'esordio, e dunque per il pilota neozelandese suona il suo inno nazionale, ovvero God Defend New Zealand. I team diciamo junior delle scuderie maggiori di Formula 1, quindi Ferrari, Alpine, Red Bull e Williams, stanno dando grande spettacolo in Formula 2, e queste prime tre gare hanno dimostrato che veramente è un campionato molto molto equilibrato, e lo vedremo tra poco con la classifica del campionato. Gara 2, quella del sabato pomeriggio, infatti è un monopolio della scuderia francese, perché il vincitore è l'australiano Oscar Piastri, che anche lui è all'esordio in Formula 2, ma con un palmarès più importante, perché l'australiano è campione regnante di categoria Formula 3, e dopo aver fatto una stagione scorsa non propriamente con squilli importanti, qui invece dimostra di avere una gran forza il pilota australiano, e vince meritatamente una gara che lo porta quantomeno per il sabato come leader del campionato. Per Oscar Piastri suona Advance Australia Fair, l'inno nazionale australiano, è un podio tutto monopolizzato Alpine, perché al secondo posto ci sarà appunto Christian Lundgaard, junior dell'Alpine, e terzo è Guanyu Zhou, pilota molto interessante, Guanyu Zhou, che al termine della gara lunga del Bahrain esce come vincitore e leader anche di campionato, perché appunto la vittoria del cinese appunto lo consacra in testa a 41 punti dopo le prime tre competizioni su 8, ovviamente in totale 8 eventi della Formula 2. Per Guanyu Zhou suona l'inno nazionale cinese, che è la marcia dei volontari, la seconda posizione è di un giovane della Williams, in questo caso è Daniel Tipton, pilota inglese, e terza posizione è ancora una volta Liam Lawson, abbiamo già detto Red Bull Junior Team. Come vedete la Formula 2 ha tanti piloti giovani che sono appunto dei vivai delle squadre maggiori, in particolare hanno dominato Red Bull e Alpine. La scuderia Ferrari Junior ha fatto un passo indietro, ma è stata anche abbastanza sfortunata. In ogni caso è un campionato veramente combattuto, che però avrà già subito 2 mesi di pausa, perché il prossimo appuntamento sarà a Monte Carlo nel circuito del Principato. Nota di merito appunto con i podi, abbiamo ripetuto Liam Lawson primo in gara 1 con doppietta Red Bull Junior Team, perché secondo è Ihan Daruvala e terzo David Beckman. Il podio di gara 2 lo vede appunto con Oscar Piastri primo e Christian Lundgaard secondo, con Guanyu Zhou terzo. Appunto su Christian Lundgaard, in gara 2 il danese è stato originariamente penalizzato di 10 secondi per aver infranto dei regimi di safety car. Lundgaard effettivamente fa un pit stop, cosa non prevista nelle gare sprint, e sconta effettivamente lì la penalità. La giuria non se ne accorge e declassa inizialmente Lundgaard in fondo alla zona punti, cosa che poi invece verrà rettificata, e dunque effettivamente Lundgaard è arrivato secondo in pista, alla fine legittima la sua posizione, ed è un peccato perché in zona punti ci poteva arrivare anche in gara 2 Matteo Nannini, pilota italiano, che comunque fa una grandissima figura, perché anche nella gara lunga, quella della domenica, che effettivamente vale più punti, arriva decimo, sfruttando anche in questo caso delle penalizzazioni, in questo caso di non solo Lundgaard ma anche di Felipe Drugovic, il pilota romagnolo all'esordio in Formula 2, fa un punto nella gara che conta di più, ovvero la feature race. Peraltro Nannini ha già un record singolare nel suo palmarès, ovvero sarà il primo pilota a fare sia Formula 2 sia Formula 3, dal momento che con il nuovo format, con tre gare a weekend e alternanza ovviamente tra Formula 2 e Formula 3, potrà correre entrambi i campionati. C'era un altro italiano presente sulla competizione del Bahrain, ovvero Alessio Deledda, che ha fatto anche lui salto di categoria, ha fatto 18° in gara 1 il pilota romano, mentre poi si è ritirato purtroppo per problemi tecnici in gara 2. Compagno di squadra di Nannini, ha fatto purtroppo una prestazione abbastanza incolore. Comunque la Formula 2, come la Formula 1 in particolare, ha dato un equilibrio generale in questi primi eventi del
Bahrain, il leader appunto è il pilota cinese Guanyu Zhou, che ha 41 punti, e come vedete dall'immagine Guanyu Zhou è impiantato a tenere veramente l'occhio, perché non solo è giovane, è un classe 99, ma è uno junior della Renault, e attenzione perché l'Alpine potrebbe già opzionarlo probabilmente per i prossimi anni. Ci sono 11 punti di vantaggio su un altro junior della Red Bull molto interessante, ovvero il neozelandese Liam Lawson, e terza posizione per Ihan Daruvala, che fa quarto sesto in gara 2 e gara 3, 28 punti per il pilota indiano, con a seguire Oscar Piastri Australia e Daniel Ticktum Gran Bretagna. Insomma, c'è tanta carne al fuoco in questa Formula 2, che però tornerà soltanto a Monte Carlo, mentre la Formula 1, come dicevo, tornerà il 18 di aprile a Imola per il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Fatemi sapere cosa ne pensate dunque di questo primo Racing Podcast stagionale, della vittoria tanto discussa di Hamilton, che per me non è meritata perché meritava Verstappen, ma in ogni caso a referto abbiamo 25 punti di Hamilton. Ci vediamo martedì alle ore 19 per il post gara del Gran Premio del Qatar di MotoGP, e verosimilmente tra domenica sera e lunedì sera per quanto riguarda sempre il post gara della MotoGP, per quanto riguarda la seconda gara stagionale al Gran Premio di Doha. Il saluto da parte di Matteo Torgard, ci vediamo al prossimo video.